Tradizione contadina e patrimonio culturale ed enogastronomico del Mezzogiorno si svolgerà sabato 23 gennaio, una serata a tema sul maiale, vero salvadanaio della civiltà contadina del Sud. Beh sì, certo, il maiale era effettivamente una ricchezza per una famiglia, il maiale praticamente non si buttava nulla. Oggi purtroppo per una serie di ragioni oggi non è più possibile nemmeno macellarlo in famiglia come avveniva una volta, insomma. Bene, questa è un'iniziativa, una serata organizzata dall'agriturismo Moresani, che da quest'anno sta nella guida delle Osterie d'Italia e che noi abbiamo ben volentieri accettato proprio in virtù di questa cosa che dicevamo prima. E infatti le preparazioni sono rispettose della tradizione, insomma. La manifestazione si fa il 23 di gennaio prossimo, sabato prossimo. Ci saranno una serie di piatti, diciamo, preparati in base di maiale, insomma, dal cosiddetto cuccolaro, dal guanciale al sanguinaccio. E i vini che utilizzeremo sono dei viticoltori De Concilis, anzi è presente anche Bruno De Concilis che praticamente ci spiegherà i suoi vini e ci accompagnerà nelle portate. Alla fine della cena ci sarà un intrattenimento musicale con Angelo Loi e ci racconterà un po' di storie, diciamo, del nostro cinema. La macellazione del maiale effettivamente era una festa, partecipavano tutti, dai più piccoli alle persone anziane. E diciamo con un momento di musica del territorio, di un cultore della musica popolare come Angelo Loia, credo che questa festa in parte venga riproposta, insomma.